Il popolo del web contro Maria De Filippi. Ecco perché. Ogni giorno Maria De Filippi riempie i nostri pomeriggi con le puntate di Uomini e Donne, alternandosi tra il trono over e il trono classico. La trasmissione è molto seguita e nel corso degli anni il pubblico si è molto affezionato a tutti i protagonisti, tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri. Il tempo trascorso a guardare la trasmissione fa sì che questi personaggi diventino parte della quotidianità dei telespettatori, che imparano a conoscerli, apprezzarli e avere preferenze o meno per ciascuno di loro. Gli utenti del web, si sa, sono molto attenti e notano ogni minimo dettaglio nelle trasmissioni che seguono. Per questo sono insorti contro Maria De Filippi, la regina di Canale 5, che pare si sia dimenticata di fare un gesto molto importante e necessario secondo i telespettatori. Il gesto in questione è quello di ricordare l'ex corteggiatore Fabiano Vitucci, che ha perso la vita in un incidente lo scorso 31 maggio e a cui il pubblico era molto affezionato. Fabiano Vitucci, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è morto in un incidente. Fabiano Vitucci aveva solo 29 anni ed era molto conosciuto dal pubblico di Uomini e Donne per via della sua partecipazione come corteggiatore di Valentina Dallari durante il suo trono nel 2015. Aveva già partecipato alla trasmissione qualche anno prima, nel 2011, quando sul trono c'erano Giorgia Lucini e Chiara San Martino, per cui era un volto noto a chi segue la trasmissione. Fabiano è deceduto la notte del 31 maggio di quest'anno a causa di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Motevarchi ad Arezzo, paese in cui viveva da 3 mesi insieme alla sua fidanzata. Lo scontro è avvenuto tra la motocicletta su cui viaggiava Fabiano Vitucci, che è morto sul colpo, e un furgone. I fans della trasmissione sono stati molto colpiti da questa notizia, soprattutto anche per la giovane età del centauro, e hanno ricordato anche la scomparsa del tronista Antonello Zara, anche lui deceduto a causa di un incidente. Il web insorge contro Maria De Filippi. Questo tragico evento ha scatenato una vera e propria polemica sul web nelle ultime ore. Gli utenti si sono rivoltati contro Maria De Filippi, in quanto, secondo loro, non ha avuto la giusta accortezza riguardo una notizia così triste e tragica. La conduttrice è rimasta in silenzio sia sui social network che durante le puntate di Uomini e Donne, che sono riprese da una sola settimana. Per gli utenti questo non è stato un bel gesto e avrebbero preferito che la De Filippi dicesse qualcosa in merito al tragico incidente per ricordare Fabiano, viste le sue 2 partecipazioni al programma televisivo. Nonostante la conduttrice non abbia un profilo personale su Instagram, gli utenti hanno pensato che almeno sul profilo della trasmissione potesse scrivere qualcosa in merito o comunque ricordare l'ex corteggiatore durante le registrazioni delle puntate. In molti pensano che questo sia dovuto al fatto che Vitucci non era famoso, che mancava dalle scene dal 2015, ma sicuramente sarebbe stato opportuno ricordarlo e mandargli un pensiero, visto che l'incidente è avvenuto dopo la fine della scorsa stagione televisiva. Probabilmente sarebbe stato un bel gesto nei confronti dello stesso Fabiano, della sua famiglia, della sua fidanzata, dei suoi amici e di tutte le persone che lo hanno apprezzato per la sua partecipazione a Uomini e Donne. Che cosa ne pensate? A voi i commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.